Peregrine è in volo verso la Luna. La sonda, realizzata da Astrobiotic, è decollata questa mattina alle 8:18 dalla Cape Canaveral Space Force Station, a bordo del razzo Vulcan della United Alliance. I motori del primo stadio del lanciatore sono stati spenti circa 5 minuti dopo il decollo e circa 50 minuti dopo il lancio la sonda è stata rilasciata, inserendosi in una manovra chiamata di iniezione traslunare su una traiettoria che interseca l'orbita della Luna. Una volta giunta nell'orbita del nostro satellite, la navicella si abbasserà sulla superficie del luogo di atterraggio designato, la Baia della Viscosità, dove procederà con la fase operativa per 10 giorni. L'allunaggio è al momento previsto per il prossimo 23 febbraio. Peregrine porta con sé un carico di 20 payload, commerciali e governativi, di cui 5 forniti dalla NASA, come parte del suo programma Commercial Lunar Payload Services. Tra gli strumenti presenti a bordo, una serie di riflettori, in grado di misurare la distanza Terra-Luna, alcuni spettrometri per lo studio della superficie del nostro satellite e una suite di strumenti dedicata all'analisi dell'esosfera lunare.